Salve a tutti, siamo arrivati finalmente alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti che vedono contrapposte Donald Trump e Kamala Harris. C'è da augurarsi semplicemente che si possano avere velocemente dei risultati definitivi al fine di dare una stabilità a quella che può essere la vision degli investitori. Sappiamo benissimo come i mercati tutto possano sopportare tranne l'incertezza e quindi ci aspettiamo, vista la situazione di sostanziale testa a testa tra i due candidati, ci aspettiamo per l'appunto che possano non essere immediatamente chiari i risultati, come possono essere interpretati, come si potrebbe dover attendere per avere certezza e appunto questo potrebbe dare qualche sentore di volatilità e delle fasi di ribasso nel brevissimo per i mercati. Gli indici che andiamo a vedere sono l'S&P 500 e il DAX e questa ipotetica fase di incertezza potrebbe dare il là a un brevissimo affondo, salvo poi rivedere nuovi massimi, visto che dirigiamo verso la fine dell'anno, che è una statisticamente fase assolutamente favorevole agli indici. Siamo sull'S&P 500, abbiamo un gap, oggi abbiamo una sessione positiva e si può andare magari sulla volatilità, appunto, già di domani verso la chiusura di questo gap. Ma attenzione perché effettivamente il livello dei 5.700 punti è tutta questa area supportiva che in caso di volatilità potrebbe andare in rottura per fare un veloce movimento ribassista. È del tutto plausibile se ricordiamo ad esempio le elezioni del 2016, i future di Wall Street perdevano il 5% sulle notizie della vittoria di Trump, quasi a sorpresa. Salvo poi gli indici, chiudere invece la sessione quotidiana in positivo. Quindi potremmo avere un movimento di debolezza e così anche sul DAX abbiamo una situazione di analisi tecnica abbastanza diciamo pulita, avendo avuto la rottura al ribasso della trend line che ha sostenuto i prezzi fino alla sessione del 29 di ottobre, quando abbiamo avuto una candela bearish importante, poi un gap, un altro gap, e adesso si può tentare di andare a riprendere l'area dei massimi. Sappiamo che chiaramente anche i mercati europei saranno ampiamente sensibili a questi risultati o a queste voci sui risultati che avremo in questi 2 o 3 giorni, e quindi l'area dei 19,6 potrebbe forse essere un obiettivo, ma stante questo movimento ribassista profondo e questa fase di ripartenza invece molto molto lenta, senza slancio, senza ripidità, credo che sia difficile rivedere subito questi livelli. Potremmo viceversa avere anche sul DAX un rientro ai 18.000 e eccoci qua su quest'area supportiva 18.900 punti per poi avere una vera ripartenza. Quindi in sostanza potremmo attenderci un movimento del genere per poi sul tentativo di raggiungere la resistenza avere il movimento ribassista. E ci sono dei titoli assolutamente importantissimi che hanno dato il là ai mercati americani, titoli che capitalizzano in maniera importante, pensiamo a Nvidia, Apple o Microsoft, che effettivamente possono subire dei contraccolpi nel breve per poi andare a fare dei nuovi massimi. E se andiamo proprio a vedere ad esempio un titolo che ha sofferto nell'ultimo periodo, ci riferiamo a Microsoft che ha toccato area 468 dollari, adesso si muove dopo il gap da trimestrale, siamo in area 412 e potrebbe essere una bellissima occasione buy se si dovesse tornare su quest'area supportiva ai 390 dollari. Ecco che quindi anche in questo caso siamo in presenza di una serie
di massimi decrescenti, per cui potremmo attenderci sulla eventuale debolezza derivante dall'incertezza proprio della contesa fra due contendenti, un movimento ribassista. E qui approfittiamo per sfruttare sempre appieno quello che è l'opportunità di investing pro. Trovate in descrizione il link per abbonarvi con una forte scontistica. Beh, con Investing Pro possiamo sfruttare 14 modelli di analisi per andare a determinare un possibile fair value, e vediamo che attualmente Microsoft è correttamente valutata, perché il fair value derivante dai 14 modelli ci restituisce un prezzo giusto, tra virgolette, appunto il fair value di 409 dollari, mentre adesso quota 412. E quindi avere un ribasso e portarci sui 390 dollari ci consentirebbe di prendere un titolo fortissimo come numeri, come dati, come capitalizzazione, a un prezzo sicuramente scontato. Beh, poi con Investing Pro possiamo effettivamente andare a guardare quelli che sono i dati di bilancio più importanti. Quindi il fatto che abbia alzato i dividendi per 19 anni consecutivi, il flusso di cassa può coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi, mantiene il pagamento da 22 anni consecutivi, quindi abbiamo un'ampia fotografia su quello che è il titolo. E poi abbiamo interessantissima la sezione delle idee, con le composizioni dei principali investitori, e quindi possiamo effettivamente andare a scoprire quella che è la composizione con i principali titoli del paniere di ognuno degli investitori. Quindi uno strumento ottimo, ben fatto, pratico e veloce. Diamo un'occhiata a che cosa ci dice il VIX, quindi il Volatility Index, quindi l'indice di borsa, lo sappiamo tutti, soprannominato l'indice della paura, che ci indica qual è l'aspettativa degli investitori sui mercati, perché questo indice ci va a dire se sono in aumento o in diminuzione le opzioni sull'S&P 500 che gli investitori acquistano, diciamo, per coprirsi in gergo, ossia gli investitori sono long sui titoli azionari con i loro portafogli, ma acquistano opzioni put sull'S&P 500 proprio per bilanciare il rischio con il quale sono long. Quindi, quando il VIX tende a salire, vuol dire che gli investitori aumentano la loro copertura, cioè comprano più opzioni put, quindi ribassiste sull'S&P 500, perché temono che il rialzo possa essere vicino alla fine. In questo caso abbiamo un VIX che è sopra 20, quindi un dato sicuramente non positivo, anche se questa resistenza in area 23,50 ha tenuto e adesso si sta tornando leggermente a scendere. Ma dobbiamo tenere presente che siamo in un canale rialzista e siamo in una situazione di massimi e minimi crescenti. Quindi, in ottica di medio, anche questo ci conferma che potremmo avere un nuovo movimento rialzista del VIX e di conseguenza avere un nuovo movimento veloce ribassista sull'S&P 500, che potrebbe appunto determinare una discesa. In teoria non possiamo neanche escludere una discesa di 200 punti per arrivare in area 5.500. Sappiamo chiaramente che la volatilità in questi casi è assolutamente, diciamo, prevedibile e non diventa una sorpresa. Peraltro, arrivare in area 5.500 punti, lo vediamo chiaramente con la più semplice delle trend line rialziste, vuol dire semplicemente andare a convalidare con il terzo test questa che è una trend line rialzista evidente. Quindi, mantenendo un'ottica long di medio periodo sull'indice, possiamo aspettarci, proprio vista la situazione di assoluta incertezza, almeno dai sondaggi, per quello che può essere il prossimo
Presidente degli Stati Uniti, potremmo aspettarci che una non chiara, un non chiaro risultato possa spaventare o innervosire i mercati, portandoci a prendere quest'area. Quindi ecco che poi sarà nostro compito andare anche a scegliere quei titoli azionari importanti che sono magari che hanno subito questo movimento e che possono essere lontani, lontani dai massimi. Ecco che in questo caso, ad esempio, anche Tesla è un titolo che, per quanto sia sostanzialmente correttamente valutato, in caso di un movimento ribassista andrebbe a offrire sicuramente delle opportunità di acquisto. Quindi ecco, anche in questo caso abbiamo tutti i dati che ci interessano per andare a valutare più o meno correttamente il titolo in questione. Così anche come un altro titolo che più di tutti capitalizza e che effettivamente riesce a trainare i mercati è sicuramente Nvidia. E anche qui vediamo come Nvidia sia addirittura leggermente sopravvalutato, anche se in questo caso dobbiamo tenere presente che i classici modelli di investimento che gli analisti utilizzano per titoli che hanno un movimento così ripido non sono sicuramente del tutto da seguire in ottica dei classici multipli, ossia non siamo in un contesto di old economy, ma siamo in un contesto in cui il mercato ha aperto totalmente le porte all'intelligenza artificiale, quindi titoli come Nvidia, Google, Microsoft e così via sono sicuramente dei titoli che quando il mercato va a stornare diventano delle buone occasioni di investimento. Quindi con Investing Pro possiamo andare a scegliere anche in base al fatto che possiamo mettere in portafoglio dei titoli che eroghino o meno dei dividendi, quindi per scegliere delle cedole e andare a cercare un'ottimizzazione di quello che è il nostro portafoglio. Ecco che per cui uno strumento del genere con il link che trovate in descrizione viene offerto con una scontistica assolutamente importante. Ecco, vediamo ad esempio Nvidia, la situazione dei dividendi, per cui abbiamo subito anche visivamente un impatto che ci fa subito velocemente capire la situazione. Per cui abbiamo la possibilità di andare a vedere con i dati principali di bilancio, quindi il debito sul patrimonio, l'EPS, i dividendi, quella che è la situazione di ogni titolo e decidere come andarci a comporre magari il portafoglio, ipotizzando per l'appunto un movimento di storno sugli indici. Quindi la nostra idea è che l'incertezza prevarrà nei prossimi giorni, potremmo avere su tutti gli indici uno storno anche in teoria del 5%, che in sostanza sono all'incirca 200 punti sull'S&P 500, per poi avere una ripartenza assolutamente degna di nota. E invitiamo quindi a provare Investing Pro e a rimanere sempre sul nostro canale YouTube. Alla prossima!